Tutto quanto può disturbare la Vulgata occidentale sui fatti del Medio Oriente, Vulgata che viene in buona sostanza dettata dagli Stati Uniti, viene quasi automaticamente espulso dai media nostrani. Ci sono 1.000 morti al mese in Iraq per attentati terroristici che colpiscono soprattutto gli sciiti? Non si scrive. Il partito islamista moderato Ennahda in Tunisia cede volontariamente il potere pur avendo la maggioranza. Larga maggioranza in Parlamento, meglio anche di questo non scrivere. Eppure il caso della Tunisia è piuttosto interessante perché, appunto, nelle elezioni del 2011 il partito islamista moderato Ennahda aveva ottenuto una larga maggioranza e adesso cede il governo che pure controllava a un governo tecnico che è incaricato di scrivere una nuova legge elettorale e portare il paese a nuove elezioni. Il tutto senza far intervenire l'esercito pacificamente. Com'è possibile tutto questo? Le ragioni sono diverse. Innanzitutto i 2 anni di governo di Ennahda, va assolutamente riconosciuto, non hanno prodotto minimamente i frutti sperati nella battaglia contro la crisi economica che attanaglia il paese. Inoltre il governo non è stato capace di soffocare la quasi insurrezione armata da parte degli estremisti islamici che simpatizzano per Al-Qaeda e che dopo una lunga serie di provocazioni armate, appunto, sono passati direttamente a una campagna di omicidi mirati nei confronti dei leader dell'opposizione. In febbraio fu ucciso Chakri Belaid, una delle figure prominenti, appunto, dell'opposizione laica, e in luglio fu ucciso un altro leader dell'opposizione, Mohamed Brahmi. Il governo, per la verità, nel caso del secondo omicidio, ha identificato i colpevoli che sono appartenenti ad una cellula terroristica, appunto seguace di Al-Qaeda, ma questo non ha placato le proteste delle opposizioni, che non si sono accontentate nemmeno delle dimissioni del primo ministro. E così si è arrivati a questo punto. Democraticamente la parola torna ai cittadini e questo è un buon esempio da parte di un partito islamista che è un peccato non arrivi sulle pagine dei nostri giornali.